Come ogni santo Natale c'è tanta voglia di festeggiare con i parenti, ancora più alto in questo periodo il senso di responsabilità. Proprio per questo le persone hanno deciso di alzare ancora di più le difese, infatti nelle farmacie è corsa ai tamponi. Dottor Zenobi, tutti in fila per fare i tamponi, per festeggiare con i propri parenti. Vedo che vi siete intanto organizzati molto bene. Ma abbiamo cercato di venire incontro a quelle che sono le esigenze della popolazione. È chiaro che questo periodo di festività ci si rincontra. E devo dire che se andiamo a controllare il numero di tamponi fatti dalle farmacie nel mese di novembre e nel mese di dicembre, si registra una impennata della percentuale dei positivi. Tamponi rapidi. Come d'accordo con la regione, in 15 minuti si è risultato. Hanno una buonissima soglia di sensibilità e di specificità. Il costo, dottor Zenobi? Abbiamo aderito a quella che è l'accordo nazionale, che è 15 euro e ancora fino a fine anno 8 euro per i minori dai 12 ai 15 anni. La media dei tamponi giornalieri? 30, 20, dipende dalle giornate. Certo, i giorni 23, 24, stamattina ne ho fatti 25. Insomma, il lavoro non manca. Sì, il lavoro non manca. Preferirei vaccinare di più e fare meno tamponi, però questo non dipende da me. Siete in attesa di risultati del tampone? Sì. Sì, speriamo tutto bene, però non dovrebbero esserci problemi. Le precauzioni sono d'obbligo in questo momento? Beh, penso che in questo periodo più di qualunque altro sia importantissimo, per cui cerchiamo di stare attenti, ma anche per i nostri familiari più che altro, soprattutto sotto il Natale. Quindi soprattutto per i parenti? Assolutamente no? Sì, soprattutto per i parenti. Lei è vaccinato? Sì, io sono vaccinato. In attesa della terza dose? Sì, assolutamente sì. Tutto bene, per fortuna. Stasera posso vedere mia nonna. E questa è la cosa più importante, anche perché lo si fa sì per se stessi, ma soprattutto sì, per i parenti, no? Per gli affetti familiari. Tanto sono già vaccinata, però per sicurezza, mia nonna è anziana, quindi l'ho fatto per questo. Questa sera quindi in famiglia? Sì. Quanti ne siete? Allora, siamo 9. E anche domani 9. Ci riuniamo con un'altra famiglia, anche se siamo in pochi. È bene essere tranquilli. Anche per tutelare un po' tutti, no? Certo. Non solo se stessi. Certo, non solo se stessi, esatto. Tenga conto che siamo tutti in casa vaccinati con la terza dose, esatto, quindi proprio per maggiore precauzione. Siamo ligi. Siamo proprio. Lei è il secondo tampone, è tornata ieri sera da Milano, è il secondo tampone che si fa. Ieri mattina uno e un altro stamattina, quindi con terza dose. Abbiamo messo la regola che saremo in pochi stasera e anche domani, quindi. Però una famiglia modello. Però, no, come dire, che fa parte di una comunità e questo è importante. Certo. La sicurezza prima di tutto, ma soprattutto pensiamo ovviamente a noi stessi, ma alla comunità, perché noi facciamo parte di una comunità e quindi abbiamo delle regole e le seguiamo.